tu le salvi il culo. E lei, per esprimerti la sua gratitudine, si taglia le vene. Sta zitto. Sono uscita solo un'ora. Hai controllato il battito? Vi. È morta. Com'è successo? Non lo so, te l'ho detto. Quando sono uscita, Eve era a letto, come sempre. E quando sono tornata... Merda. Se l'avessi saputo, io... Non è colpa tua. Non potevi fare niente. Dovevo capire che c'era qualcosa che non andava. Basta. Non potevi sorvegliarla di continuo. Se voleva farlo, avrebbe trovato un modo. Comunque, bisogna fare qualcosa. Non voglio problemi. Chiamo gli sbirri. Puoi metterla sul letto? Come se questo cambiasse qualcosa. Non la sposterei prima che arrivino gli sbirri. Per loro è una puttana morta come un'altra. Che gli frega? Il minimo che possiamo fare è trattarla con dignità. Non la sposterei. Per loro... Sì, vorrei segnalare una morte accidentale. Northside Jackson Street. No, nessun pericolo immediato. È un suicidio. Domani... No! Oggi! Quale parte di morte non è chiara? No, il decesso non è stato dichiarato dal trauma team. Se fosse stata assicurata non vi avrei chiamato. Cazzo! Se non volete muovere il culo, magari faccio un salto io al distretto a spaccare tutto! E adesso che fate? Venite ad arrestarmi! Bene! Non me ne frega un cazzo se mi segnalate! Arrivano fra poco. Volevano che la tenessi nel ghiaccio fino a domani. Facce di merda. Sai, lei era la tua migliore amica e per te è una tragedia. Ma loro riceveranno decine di chiamate del genere ogni giorno. Chi cazzo sei, il loro PR? No, dicevo così. Le metto addosso qualcosa. Voglio che sembri una persona, non un cadavere. Puoi aspettare fuori. Chiudi la porta, Vi. Per favore. Hai una sigaretta? Non sapevo fumassi. Ho smesso anni fa, ma ora mi serve qualcosa di più dell'aria nei polmoni. Per favore, Vi, solo una. Ecco, tieni. Era il suo portasigarette. Vuoi prenderlo tu? No. Se ti piace, tienilo. A dire il vero, mi fa piacere che lo abbia tu. Cazzo, Evie. L'ho delusa. Pensavo che lasciandole lo spazio, il tempo, si sarebbe ripresa.
Coraggio, Judy. Non abbatterti. Senti, stiamo un minuto senza dire niente, ok? Il suo problema. Non riuscivo a pensare ad altro. Fisicamente era a posto, lo shard da Doll era operativo, incorrotto. Quindi doveva essere un trauma psicologico. Ho frugato un po' nei suoi virtù e ho trovato Woodman. Era con lui. Le faceva di tutto. Non hai idea. E quando si è stufato, l'ha scaricata. Cosa le ha fatto Woodman? L'hai visto? Sì. E vorrei tanto poterlo dimenticare. Aspetta, hai trovato altre registrazioni? Ho dato un'altra occhiata a quelle danneggiate. C'era rumore. Non si capiva molto. A un certo punto ho beccato una specie di eco della litigata che abbiamo fatto. L'ultima volta che ci siamo viste. Ma so che non stava registrando. Perché era salvato tra i virtù? Non so spiegarmelo. Forse era un ricordo successivo, come se l'avesse rivissuto. Magari l'impianto era acceso quando, sai no, come un meccanismo di difesa. Ti rifugi nel passato per non vivere il presente. Ho fatto fuori Woodman. Non l'ho fatto di proposito. È andata così. Però ne sono felice. Anch'io. Non immagini quanto. Eppure, non è abbastanza. Ce ne sono troppi come lui. Deve esserci qualcosa che posso fare. Tipo? Non lo so ancora. Chiamerò Susie. Grazie, Vi. Scusa, ma ora voglio stare un po' da sola. Mi faccio viva io, promesso. Sicura che non ti serve niente? No, ma grazie per avermelo chiesto. Se salta fuori qualcosa, fammi uno squillo. I miei veicoli è sparito vicino alla tua posizione. Ok, tengo gli occhi aperti. Per ragioni ignote, le coordinate sono arrivate danneggiate. Non posso determinare la posizione precisa.
Forte e chiaro, non c'è bisogno di urlare, che c'è? Stiamo facendo una gara, con bersagli, premi e tutto il resto, qui al poligono. Sì, ha senso. Beh, ci stai? Certo, ci sto. Quando? Beh, adesso. Ti stiamo aspettando, vieni. Non capisco. La Rasak non ha già abbastanza uomini a disposizione? Si guardi in giro, signore. L'atmosfera in città è bella calda. Le corporazioni sanno che basta una scintilla per incendiare l'intera Japantown. E preferiscono che a sedare gli animi siano uomini senza il loro logo sulla divisa. Oh, eccoti qui. Goro, è un piacere vederti. Altrettanto per me, V. Ho ottenuto anch'io alcune informazioni. Sai che ci teneva di più a onorare la memoria di Arasaka-sama con la parata? Il suo assassino, l'ironia mi dà il volta stomaco. Cosa ci guadagna, Yorinobu? Non mi sembra uno a cui importi molto della tradizione. Infatti è così. La tradizione giapponese è solo una parte. Yorinobu farà mostra del suo potere. I carri saranno sicuramente bellissimi, ma i più attenti ci vedranno anche un messaggio per i suoi nemici. E che messaggio sarebbe? Eccomi, Akunindomo. Fate attenzione. Non va per il sottile, eh? Non vedo come possa esserci utile. Mi è venuta un'idea. Guarda il cielo. I carri da sci passeranno precisamente da qui. Se riuscissi a salire sul carro di Hanako-sama, potrei parlare con lei in privato. E come ci sali? Beh, saltando, ovviamente. Ti aspetti davvero troppo, Goro. Non riusciresti a farlo nemmeno se avessi ancora i tuoi begli impianti. Ho pensato a una soluzione. Mentre tu pensavi ai tuoi loschi affari, io ho scoperto qualcosa sui carri. Li tengono tutti insieme in un posto, il parco industriale dell'Arasaka. È lì che li preparano. Dobbiamo solo infiltrarci nel complesso, trovare il carro giusto e infettare il sistema con un virus. Poi tu potrai disattivare i sistemi di sicurezza prima che io mi infiltri dentro. Ci sono molti modi per farlo. Servirà... So cosa serve. Me ne sono già occupato. Ho uno Shad infetto. Non è costato poco, ma quello che me l'ha venduto mi ha garantito che funziona. Dove hai preso lo Shard? Al di là del canale. Kabuki? Ah, allora forse è un programma quasi decente. E se non lo è, ho qualche asso nella manica. Buono a sapersi. Dobbiamo continuare. Prendere il controllo del carro è un primo passo, ma non basta. Mi preoccupa la sicurezza, e in particolare i tiratori. Sarò un facile bersaglio. Ma forse ho la risposta. Okada-san ha parlato di telecamere in città. Se otteniamo l'accesso, vedremo esattamente dove sono i tiratori. Potrai occuparti di loro in anticipo.
Ho capito dove vuoi arrivare. Tutto il lavoro sporco spetta a me. Vuoi fare cambio? E cosa le diresti esattamente? Sarebbe mi chiamo V? Hanako-sama conosce me. Io devo farlo. E ora, che ne direste di un piccolo test? Dobbiamo provare lo shard. La sala controllo delle telecamere è di fronte a noi. Devi accedervi e infettare la rete. È tutto qui. E nel frattempo tu cosa farai? Ti berrai una birra? Non tocco alcol. In servizio. Ti coprirò le spalle. Adesso, dati da fare. Ha funzionato. E? Sono un ladro da quattro soldi, no? L'hai detto tu stesso. Avevo i miei motivi. Lo shard funziona. Bene, la parte più facile è fatta. Infiltrarci nella zona industriale della Arasaka non sarà una passeggiata. Ma prima di discuterne... Siediti. Non ho mangiato niente da ieri. Dammi il meglio che c'è sul menu. Oggi vi consiglio sicuramente gli yakitori. Qualsiasi cosa che non sia cibo locale, per favore. Ci vediamo domani. Non avrei mai pensato di dirlo, ma questo stronzo dell'Arasaka può essere utile. È un cane ben addestrato, basta dargli degli ordini. Poi, appena non ci serve più, lo facciamo fuori. Piano, Johnny. Per te sarà anche uno stronzo dell'Arasaka, ma Gorra non è cattivo. Non è cattivo? Cazzo, era la guardia del corpo di Saburo Arasaka. Credi che sia arrivato lì per i suoi occhi dolci? Ma che roba è? Yakitori. Ok, ho tracciato un piano. 1. Ci infiltriamo nel parco industriale dell'Arasaka. 1.5. Hackeriamo il carro di Hanako-sama. 2. Durante la parata, con il mio aiuto, tu elimini tutti i cecchini. 3. Io salgo sul carro. 4. Convinco Hanako-sama della verità. Beh, sembra una missione suicida, ma ho fatto anche cose più stupide, quindi... Cose più stupide che derubare Arasaka? No, più di quella ancora no. Fisso standard piuttosto alti. Ora devo andare. Bisogna fare una ricognizione. Vengo con te. Sei uno straniero in terra straniera. È vero. Servono le tue mani, abilità e mentalità da ladro. D'accordo.
Questo lo faremo insieme. Soprattutto difendere il benessere. Cuoco, alza il volume! Alza! Per questo ho preso la decisione di raddoppiare il numero in carne e ossa. Forze di sicurezza attive a Night City. La presidente ha eliminato l'ultimo ostacolo tra sé e il potere assoluto. E loro? Loro gliel'hanno concesso. Allora ditemi, come definire l'omicidio di mio padre? Non è stata forse una provocazione? Non è stata... Arasaka, un impero costruito per durare. Prima che Yorinobu gli desse fuoco dall'interno, è iniziato tutto con lui. Le fazioni, le lotte di potere, tutta questa... Xo. Da dove viene l'animo ribelle di Yorinobu? Nessuno lo sa. Forse presto glielo chiederò di persona. La Arasaka è divisa in fazioni. Come si chiamano? Sono tre. Kiji, Hato e Taka. I Kiji vogliono stabilità, il vecchio ordine. Appoggiano Hanako-sama. I Hato, i più liberali, supportano Michiko-sama, la nipote di Saburo. La conosco poco. E poi ci sono i Taka, cani traditori che supportano Yorinobu. Per non parlare delle fazioni più piccole che... Me ne parli un'altra volta. Perché Saburo non l'ha impedito? Non riesco a capire. Poteva accorciare il guinzaglio a suo figlio. Arasaka-sama era un uomo forte e disciplinato. L'uomo più forte che abbia mai conosciuto. Eppure, nel momento più importante, si è mostrato debole. Per Yorinobu? Per sua figlia. Quando Yorinobu ha messo insieme la sua banda e dichiarato guerra alla sua stessa famiglia, Arasaka-sama poteva annientarlo in un attimo. Ma non l'ha fatto, perché non voleva fare soffrire sua figlia. Quando Yorinobu è tornato con la coda tra le gambe, è stata lei a convincere suo padre a dargli un'altra possibilità. Capisci? Hanako-sama ha salvato Yorinobu dalle conseguenze delle sue azioni. Aspetta, pensi che lei c'entri con l'omicidio di Saburo? Penso che siamo tutti colpevoli. Ci siamo lasciati ingannare, ma presto sistemeremo le cose. Vieni con me? Certo, perché no? Andiamo via da qui. Spero che abbiate gradito. Tornate presto. Segatura e plastica. Devo andare. Ciao. Vieni. Ho trovato un buon punto di osservazione. Ok, stavi dicendo? Mi chiamano il Capitan. E so che ti chiamano V. Vedo che non servono le presentazioni. Le hai fatte tu per me. La gente mi cerca per fare affari. E io li faccio. Io mangio, dormo e respiro affari. Ricordatelo. Agli ordini, capitano. Già che ci siamo, ti serve un mezzo nuovo? Una moto? Ho di tutto a prezzi ottimi. Chiamami quando vuoi, ok? Dobbiamo arrampicarci qui. Ora da questa parte.
La fortuna è dalla nostra. Sembra che non ci sia nessuno oggi. Peccato. Questo sarebbe un bel panorama sulla città, se... Se? Se ci fosse qualcosa da ammirare. Odi così tanto Night City. Forse ho solo nostalgia di casa, sai. Ora tu cerca delle vulnerabilità, dei punti deboli, mentre io penso a un diversivo. L'Arasaka non deve sapere cosa abbiamo in mente. Un piccolo sabotaggio è quello che ci serve per sviare la loro attenzione. Da sinistra c'è la visuale migliore. Io mi metto qui. Questo vecchio mirino dovrebbe essere utile. Vogliamo iniziare? E se ci facessimo una pizza? Cibo da asporto? No, mai. Se avessi il tempo e gli ingredienti, ti preparerei degli onigiri con merluzzo o con salmone grigliato. No, ancora meglio con umeboshi. I preferiti di Arasaka-sama. Semplici, gustosi e abbondanti. Una volta l'ho visto che sgranocchiava con aria soddisfatta. Era una barretta proteica. Saburo Arasaka con una barretta proteica? Non ci credo. Come un vero soldato. Ok, basta così. O alla fine ci viene fame. Facciamolo. Vedo il sistema di comunicazione. Un sacco di guardie. Potrei usare le comunicazioni come diversivo. Una passerella, ma è sorvegliata. La useremo per entrare se non troviamo un altro modo. Quello sembra un tunnel di servizio. Forse porta ai depositi. Torrette mimetizzate. Come ultima risorsa, non vorrei morire lì. Non sta andando male. Antenna. La sicurezza potrebbe essere in quell'edificio. Perfetto per un sabotaggio. Il trasformatore vicino al muro, lo vedi? Possiamo usarlo per salire. Condotti, li vedi? Possiamo usarli per entrare. Ho visto tutto. Abbiamo quello che cercavamo. Allora, vogliamo procedere? Ah, è quello che hai detto prima di entrare nel Kompeki Plaza? Voglio avere la certezza di non avere trascurato nulla. Conviene aspettare e osservare. Se non succede niente di insolito, allora sì, vogliamo procedere. Ha senso. Accomodiamoci. Vi. Cosa? Niente movimenti bruschi.
Hai visto il gatto? È un bel felino. Pensavo non ce ne fossero più in città. È il primo animale che vedo a Night City, a parte gli scarafaggi, ovviamente. Sono spariti prima gli uccelli, poi i cani. I gatti hanno resistito più a lungo. Magari è un bakeneko. Un bakeneko? Che cos'è? È uno spirito felino. Porta sfortuna e può riportare in vita i morti. Un fantasma felino? Tutto è possibile. Mia nonna conosceva molte storie su kitsune, kappa e bakeneko. Dov'è che sei cresciuto? Nei bassi fondi di Chiba 11. Una volta, quando cercavo disperatamente di andarmene da lì. Ah, brutti ricordi spazzati via dal tempo. Rimpiango solo un'infanzia semplice. Ricordi d'infanzia. Vediamo. Saltare da un tetto all'altro per sfuggire agli sbirri. Il gusto del sangue di un labbro rotto. Ricordo l'odore chimico del canale dove noi ragazzi lavavamo le nostre magliette. A volte i trasporti cooperativi passavano dai bassi fondi. La Lasaka sceglieva alcuni bambini, ma solo quelli puliti. Hai detto trasporti? Armati e corazzati. Chiba 11 aveva il tasso di omicidi più alto di tutto il Giappone, credo ancora adesso. Per cosa gli servivano? Per trasformarli in soldati. Quando mi hanno scelto, pensavo di avere vinto la lotteria. Nell'esercito ho ottenuto tutto quello che mi mancava. Disciplina, pasti regolari e, una volta dimostrato il mio valore, una educazione. Com'è che una recluta corporativa è passata dal pulire le latrine a essere la guardia del corpo di Saburo Arasaka? Grazie ai voti più alti in accademia, all'addestramento nelle forze speciali e al rifiuto di Arasaka-sama per il talento. Non mi dirai che con Saburo è stato amore a prima vista? Prendere le giuste decisioni con una conoscenza imperfetta. È così che si diventa l'uomo più potente del mondo. 100 candidati immobili sull'attenti. E Arasaka-sama ha scrutato nelle nostre anime e scelto quello che lo avrebbe servito al meglio. E in cambio non dovevi fare altro che uccidere i nemici dell'Arasaka? Sento che mi stai giudicando, eppure non ne hai alcun diritto. Contrariamente a te e al tuo amico Wells, non ero arrogante. Non ho preso la via più facile. Stai dicendo che non ti sei sporcato le mani? Non esistono mani pulite. La cosa importante è come le sporchi. Sentiamo allora, come hai sporcato le tue? La Lasaka mi ha dato ciò che nessun altro poteva. Ideali per cui vivere, e con onore, era la cosa più importante. Tu ti sporchi le mani per soldi. Io lo faccio in nome dei miei principi. Non ti stavo giudicando. Non è vero. Tu ti opponi alle corporazioni, ai loro ordini e al loro mondo in modo irrazionale, senza però offrire un'alternativa. Guardati attorno, eccolo. Il tuo mondo corporativo nel suo glorioso splendore. Mi mostri strade luride come se non esistessero altri mondi, come se non ci fossero altre possibilità. E che mi dice delle milioni di persone che lavorano per la Lasaka in cambio di sicurezza e di stabilità? I reietti dei bassi fondi di Chiba 11 sono lì, sempre in cerca di cibo. Anche quello è stato deciso dalle corporazioni.
Non possiamo sistemare tutto in una volta. Sono stanco di discutere. Lasciamo stare. A volte vorrei diventare nomade, lasciare questo mondo e dimenticare tutto. Si può sempre cambiare. Come che dite? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Sai cosa penso? Che cosa? Che quel giorno a Compechi abbiamo entrambi perso qualcuno di importante. E nessuno di noi l'ha accettato, quindi cerchiamo il conflitto e siamo ansiosi di litigare. Finalmente qualcosa che ha senso. C'è una cosa che dovresti sapere. Riguarda il signor Wells. Che riguarda Jack? Cos'è? Quando io sono venuto a cercarti, altri sono andati a cercare Jackie. Hanno recuperato il suo corpo. Non riesco a capirne il motivo. Forse perché sua madre non potesse seppellirlo. La Lasaka ha un metodo per strappare informazioni ai morti. Di che stai parlando? Non chiedermi i dettagli. Non ne capisco molto. So solo che usano il programma Soul Killer per farlo. Possono ricavare un engramma dal corpo di Wells. Danneggiato, incompleto, ma comunque un engramma. Che diabolici figli di puttana. La psiche di Jackie, dove la tengono? Questo non lo so. Perché me lo dici solo ora? Non sapevo se potevo fidarmi di te. Le circostanze sono cambiate. Sembra che il Bakeneko si sia stancato di noi. Troverà di sicuro la sua strada. E noi anche. Credo sia giunto il momento di fare qualcosa, eh? Cazzo, sto peggiorando! Non hai un brutto aspetto. Faccio vivo io, il diversivo. Quello tocca a me. Sono dentro. Bene, cerca di entrare nel deposito. Io attirerò la loro attenzione. Oh. Non possiamo permettercelo. Sì, sono un ufficiale. In un deposito in periferia. Devi accontentarti. E i bambini dovranno accontentarsi della scuola che possiamo permetterci.
Avevi ragione. Ho un accesso ai sistemi di sicurezza. Eccellente. Anche io faccio progressi. Sei un facile bersaglio quando ti esponi così. Ah, ti vedo persino io. Idiota! Capito. A te come vanno le cose? Raggiungo la sala controllo e creo un po' di confusione. Molto bene. Sono pronto. Quando avrai finito, manderò in crisi i sistemi. Lo so che sì. Lo senti.
faccio allarme. Fatti vedere. Questione di tempo. Ci penso io. Piscerò sulla tua tomba quando avrò finito. Vieni fuori! Non sei nei guai! Chi l'avrebbe detto? Contatto nemico! Via, via, via! Ha impianti da combattimento! Giù la testa! Non distraetevi! Sto lanciando! Colpo confermato! Dobbiamo risincronizzarci! Faccio saltare a pezzi! Sparate! Fuoco! Ok, possiamo fare quello che vogliamo con il carro. Puoi anche usarlo per andare a Tokyo. Ah, non è una cattiva idea. Ottimo lavoro. Ora tocca a me.
edifici più bassi intorno. Usali per scendere. Ha funzionato. Ottimo lavoro, B. Ok, e ora? Ora torniamo nell'ombra e ci armiamo di pazienza. Ti contatto prima della parata. Fino ad allora cerca di non cacciarti nei guai. Come se non ne avessi già abbastanza. Ti invio le coordinate di un veicolo di cui ho perso traccia più o meno dove sei ora. Grazie, lo trovo il loro setto. Fermati, altrimenti non so come andrà a finire. Vieni, ti faccio vedere io. Ricarico! Prendetelo alle spalle, presto! Per l'unione! Mi sto riscaldando!